A tutti buon pomeriggio, pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse del 25 febbraio 2023, secondo convegno stagionale praticamente dalla ripresa subito Puledri, Ester, DS, Vecchia, Electra, Elizabeth Quinn, Joystick, Remo Light, Edgardo Mele, Elsa favori netti per Remo Light e c'è subito l'incertezza di Remo Light e così ne approfitta Electra mentre all'esterno c'è la progressione di Enjoy Stecca, Enjoy Stecca va a presentarsi su Electra, e passa a condurre in meno di 300 metri, il nuovo leader dunque, Enjoy Stecca, che all'ultima uscita aveva sbagliato proprio in fase di lancio, ne segue invece in ultima posizione El Remo Light, che ha avuto una abbastanza grave incertezza in partenza, Vediamo quindi il passaggio ai 600 metri per il nuova leader, Enjoy Stecca, 47 e 8, in seconda posizione rimane Esther e poi Elizabeth Queen e via via tutti gli altri, con in coda sempre Elremo Light, 800 metri percorsi in 1, 3 9. Non cambia nulla tatticamente tutti alla corda, a parte il Remo Light che ora muove dalla posizione di retroguardia, cerca di recuperare il terreno perduto che non era poco in partenza, una quarantina di metri sicuramente li ha regalati e ora si arriva così al primo chilometro, in 1,23. In un certo senso il Remo Light ha potuto recuperare senza strappare troppo e ora arriva a ridosso di... Il enjoy stecca elizabeth queen eh, di sempre nelle posizioni di rincalzo intanto si arriva ai 600 metri dalla conclusione con il remo light che attacca nuovamente enjoy stecca che si difende i due tallonati da elizabeth queen Insiste Remo Light, replica per il momento Enjoy Steak, siamo a 450 scarsi dalla conclusione, ingresso sulla curva finale con Remo Light che uno, attacca S nuovamente S S S S S S S S Enjoy Steak, a contatto rimane soltanto Elizabeth Queen Remo Light ancora proteso su Enjoy stecca che si difende, allarga un po' il Remo Light, Enjoy stecca entra in vantaggio in addirittura d'arrivo, ancora una mezza incollatura. Di margine poi ci riprova il Remo Light a centropista, si difende in joystick a finale con il Remo Light che nel finale passa e vince ugualmente. Terzo posto non discosto per Elizabeth Queen, 1.18.9 notevole con 31.3 a chiudere sul doppio chilometro dopo un'incertezza in fase iniziale, un'incertezza che gli è costata comunque una quarantina di metri. Non si perde danno Ferdinando Pisacane e viene nel giro finale, nel chilometro finale, all'esterno per piegare infine in joystick e batterlo dimostrando la sua superiorità e vincendo la sua seconda corsa su tre uscite da di Paolo Romanelli in, train, in Sulchi Nando Pisacane per condurre la scuderia Limitless.